Ecco qua, siamo in, sempre a Gorizia. Te le rompo sempre con noi, in un parco luci eccezionale. Sì. Io spero che con questa crisi, visto che la gente magari non va fuori a fare i veglioni, ognuno a casa sua faccia un mini parco luci così. Guardate che spettacolo. È una cosa bellissima. Guardate, sembra che di essere a New York. Esatto, sì. Andiamo vicino così tu mi dici. Andiamo mi dici così ti dico gli animali. Esatto, così. Ti dico gli animali. Se non ci tirano un secchio d'acqua, perché magari a quest'ora qua sono già tutti a dormire. Ma no, e che ora? Allora, è? Scalino. Sì, vai. Allora, abbiamo Babbo Natale. Ecco. Con quattro renne gialle e una bianca. Bellissima. Quella bianca forse è la più vecchia, non hai capito? Sì. Perché anche tu sei un po' bianco di capelli. Eh sì, ma non io vuol sono dire... biondo. Sì, sei biondo. Biondo, sì, ma non vuol dire, niente. Va bene, questo qua. Poi ci sono i vari alberetti. Sì. C'è la stella cometa. Quindi bellissimo. C'è l'albero di Natale. C'è un Babbo Natale. Delle palle grandi. Sì. Vuol dire che qualcuno... Che qualcuno ce le ha. Appunto. Poi anche qua, se vieni qua un po', vedi delle palle... Sì. Bianche, i fiocchi di neve, le luci psicadeliche. Sì. Poi c'è un altro Babbo Natale dentro. Ma questo qua, diciamo... Boh, andiamo verso avanti. Non è proprio il top. Perché mi hanno detto che più avanti è ancora meglio. Andiamo a vedere. Andiamo più avanti. Via. Proseguiamo. Facciamo qualche metro. Sì. Guarda che roba. Girati a sinistra. Quasi. Vai a sinistra. Guarda qua è bello, diciamo, no? Guarda che roba. Guarda a destra cosa c'è. Vediamo. A destra c'è. New York. Sì, Hollywood. Proprio. Hollywood. E guarda su in cima. Abbiamo sì tutte le varie lucette. Sì. Abbiamo anche la damigiana, Roby. Anche la damigiana? Forse lì bisogna mettere i soldi. Hai qualche 100 euro? Io non c'ho niente. No, non fare il povero. Carta di credito. Butta la carta di credito. Vabbè, butto dentro la carta di credito. C'è una renna. Una bella renna, sì. Ci sono altre due lì. Sì. C'è una stella cometa. Lì ci sono dei pacchi dono. Lì c'è un pupazzo di neve con le renne. Aspetta che vado di qua. Oppa. Sì, vai. Poi una mega palla. Diciamo che è bellissima anche qua. Però secondo me ci manca qualcosa. Cosa ci manca? E chi lo sa? Boh. E guarda qua. Allora lì è Babbo Natale con la renna. Diciamo che da lontano fa un certo effetto. Esatto, proprio. Questo è l'albero bellissimo di Natale. Diremo che magari potrebbero mettere un secchiello lì. È un secchiello per mettere. Butta un euro, butta due. Perché giusto no? Per la luce, no? Esatto, perché no? Penso che comunque qua di luce si consuma. Esatto, ci sono soldoni sicuro. Però è bellissimo. Quindi invitiamo i goriziani a dirci loro dov'è questo posto miracoloso. Adesso si è fermato anche un altro signore. Adesso vediamo io. 5 euro a foto, eh? Sì. Ragazzi, abbiamo bisogno di soldi, qua la corrente costa, Roby. Boh, facciamo uno sconto, dai, 1,50 euro. Vengo appena visto sul video. Acceso l'albero in Piazza Vittoria. Sì, bellissimo, no? Spettacolo. Ragazzi, abbiamo ognuno ha quello che si merita. Boh, Roby, quindi abbiamo fatto questa zoomata. Però adesso senti una cosa, facciamo una bella cosa, no? Come facciamo? Adesso ti dico io. Adesso noi proviamo a suonare il campanello. Ma a quest'ora, Roby, c'è il coprifuoco? Ma c'è la luce lassù. Dici? Sì. E cosa gli diciamo? Diciamo se casomai possiamo fare un'intervista, no? Intervista al proprietario. Esatto. Andiamo allora, dai, vediamo. Dai. Ecco qua, siamo pronti, caro... Caro Roby, finalmente abbiamo scoperto chi è il colpevole di tutto quello spettacolo che abbiamo qui a Podgora. Sì. La signora, che secondo te è un artista? È un artista, è un artista. Ecco. Volevamo chiedere quante ore di lavoro, quanto costa la bolletta, quanto costa tutte le luminarie, insomma un po' di storia e perché questo grande spettacolo. Prego. Perché noi sentiamo tanto il Natale, anche se quest'anno è un po' con questo Covid, però comunque lo spirito natalizio c'è sempre, più ridotto però c'è. Come spesa... Non siamo tanto perché comunque sono tutte a LED. Ah, siete all'avanguardia voi. Probabilmente hanno preso il contributo europeo. Sai che c'è un contributo di 30.000 dollari? Magari. Sì. E come tempo? Sì, quello sì. Cioè, una settimana di lavoro così. Sì. Io preparo tutto e dopo mio marito attacca tutte le luci. Quindi ha un elettricista in casa. Probabilmente sì. Bene. E quindi però dopo ho visto, perché una volta c'eravate solo voi. Sì, adesso e poi si è adeguato anche il vicino di casa. Sì, è mia figlia. Allora un vizio di famiglia. Allora è un virus, qua c'è il virus delle luci. Il virus. Sì. E quindi gli ha passato questo
questo impegno, perché questo input natalizio. Però mi diceva che quest'anno ha poco tempo, perché sì, vorrebbe ancora rifinire qualcosa. Sì, 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 ma siccome sì, fa anche la babysitter, esatto, a nero, lavora a nero. Sì, sì, a nero. Sì. Martino di 8 mesi, allora c'è impegno con lui anche. Perfetto. E allora proprio nel tempo che mi resta, sì, questo quest'anno va più a lunga per preparare tutto. Però ho notato che sì, tanti goriziani hanno preso lo spunto di questo bel sì, spettacolo. Quest'anno è diventato sì, un po', diciamo, sì, probabilmente perché Roby? Sì. Cenoni non si fanno, miseria nera, in giro non si può andare a comprare niente. Allora tutti i soldi delle lampadine, ci scaldiamo con le lampadine. È il bello che anche il comune ha fatto la stessa storia, no? Ha risparmiato un po' e ha messo le luci anche dappertutto. Sull'albero, sì, proprio. Quindi io chiedo al sindaco sì, di mandare una letterina a questa famiglia, vero, di ringraziamento, perché questo spettacolo è unico. Diciamo anche da quanti anni? Sarà 15 anni. Sì. E diciamo che Roby è già venuto tempo fa, sì, ha messo in TV, sì, è una bella intervista che erano tutti in questa tavola, ma questa bellissima tavolata lunghissima, sì, guarda, era una cosa immagino. Era uno spettacolo, guarda. Ridotta. Quest'anno non si può, Niente, salutiamo anche il marito un attimo, esatto, eccolo qua, il grande elettricista. Gente, se avete bisogno di un elettricista, l'abbiamo qua. Esatto. Ecco qua. Però salutiamo però anche la figlia. La figlia, no, il nome della figlia. Gloria. Ecco. Sì. Per finire in Gloria, sì, proponiamo alla signora, visto che adesso c'è il nipotino, e i nipotini costano. I pannolini, sì, caro Ziberna, sì, i pannolini. Eccolo là. Il latte, spero che sua figlia abbia un po' di latte, no? Sì, vabbè, adesso ecco, è finito. Ai. Adesso bisogna comprarlo. Perché il latte in polvere costa, me lo ricordo che costava. Allora proponiamo sì, alla signora di prendere un stagnacco del latte, non so se è vero, sì, esatto. Le mettete lì a un metro dalla griglia. Sì. Così tutti quanti che passano, chi butta un euro, chi butta 5, ti Roby te butti 10, no? Ma a me centesimi, 10 centesimi. No, metto tanti. Però un'idea, signora, metta fuori una scritta offerta. Ma tantissime me l'hanno già detto. No, lo deve fare, signora. Ma no, è vero, nipote, sì. Perché sì, con quei soldini che tirerà su quei 10-20 euro, ti potrà comprare qualche giocattolino per nipote. Ma anche per ringraziare anche la gente che dà questa quindi Roby, questa lanciamo luce, questa idea, sì, di mettere come si chiama in furlani il stagnacco del latte, ha un nome, non lo so, va bene, Sekelele, sì, Sekelele, signora, metta ogni sera, tiri via, però, perché sennò qua dopo la calamita di rubare i soldi che ne vede due, però diciamo che verso mezzanotte leva fuori come Cenerentola, prende il bidone e conta i spiccioli. Esatto, no, ma serve una cosa giusta. No, certo, per ringraziare È vero, il grande sforzo che fa questa famiglia. Per questo spettacolo, a parte tutto. Certo, spettacolo gratuito non va bene. Sì, esatto. Quindi chiudiamo. Vuol fare gli auguri a qualcuno, signora? Tanti auguri a tutti. Ecco, belli e brutti. Sì. Esatto, lei come si chiama? Ilaria. Ilaria, del segno? Acquario. È innamorata vita. È fortunato il marito. Fortunato il marito. Fortunato al marito. E questa è una bellissima cosa. Chiudiamo in bellezza, quindi auguri a tutti, Telerompo se ne va, scusate per il disturbo e per l'ora tarda, ma noi siamo nottambuli e tra un po' dobbiamo scappare a casa, se no ci beccano. Sì, copri fuoco. Saluti tanto il nipotino, come si chiama? Diego. Diego, perfetto. Perfetto. Quindi? Roby, verremo noi alle 11:30 a fregare la tanica. Vabbè. No, scherziamo, dai. Dai. Mi raccomando, metta fuori il bidone. Allora, Perché è giusto. Sì, no, ma è le vero, persone sì, che hanno delle idee buone, che si impegnano, devono essere premiate. Ma esatto. Quindi il sindaco manderà una letterina di Natale, sicuramente. Sicuro. E noi andiamo a casa adesso, tu dici te. Esatto. Non guarda, c'è niente da mangiare, posso dirti una cosa, che io come giornalista non ho problemi di rientrare, perciò noi possiamo tranquillamente, se abbiamo dei servizi da fare, li andiamo a fare. Sì, certo. Bene. Ringraziamo allora la famiglia che ci ha ospitato, tanti auguri, buon Natale e speriamo grazie che tutti quanti mi buttino qualche monetina. Grazie mille. Roby vi saluta. Bene.